Saluti e frecce e bentornati qui su Wikiroll, terzo video dove spiego per l'appunto la questione magica, ma non prima che abbiamo compilato per l'appunto la classe armatura e che vi siate iscritti al canale, messo un mi piace e commentato perché ci busta che non avete idea. Quindi grazie ragazzi e classe armatura, come si calcola la classe armatura se non abbiamo un'armatura? Semplice, 10 più destrezza. Questa è la nostra classe armatura. 10, quando noi indossiamo armatura è sempre 10 la classe armatura, più il modificatore di destrezza. Quindi in questo caso noi abbiamo 13 di classe armatura. Ci vogliono colpire? Devono fare 13 o più. Fatto questo, andiamo finalmente a vedere la questione incantesima. Al primo livello abbiamo 3 trucchetti conosciuti e 2 incantesimi di primo. Vediamo prima i trucchetti ed eccoli qua. Al primo livello conosciamo 3 trucchetti a scelta. Quindi noi andiamo adesso a pagina 208 e vedere i trucchetti da mago. Ragazzi, potremmo anche aggiungere incantesimi di altri manuali. Ce ne stanno alcuni che sono davvero bellissimi. Io in questo momento mi soffermo qua, però sappiate che ci sono anche altri trucchetti che possono essere scelti in altri manuali. Io mi fermo a questi proprio per un discorso di facilità. Ma consideriamo il fatto che illusione minore già ce l'abbiamo, perché ce l'ha data la razza. Quindi dobbiamo scegliere 3 trucchetti. Quale scegliamo tra questi? Allora, sicuramente io tendo a scegliere un qualcosa che sia di danno, un qualcosa che sia di utility e un qualcosa che possa essere anche di flavor, eccetera, eccetera. Sicuramente uno degli incantesimi più importanti che tendo a scegliere è per l'appunto stretta folgorante. Per me è un must stretta folgorante. Perché? Perché stretta folgorante, vediamo se lo trovo, mi consente non solo di fare un D8 danni da fulmine in mischia, ma quando, se lo colpisco, che succede? Che il bersaglio non può effettuare reazioni fino al mio turno successivo. Quindi che cosa succede fino all'inizio del suo turno successivo? Quindi succede che quando mi arriva qualcuno in mischia con la spada, io mago so fregato e dovrei utilizzare la mia azione per disimpegnare, invece no, io che faccio? Provo a colpirti, se ti colpisco posso disimpegnare a gratis perché tu non puoi effettuare reazioni, ma non solo, anche gli altri, quindi è utilissima questa cosa, per questo io scelgo sempre stretta folgorante, per me è uno dei incantesimi must difensivi per il mago, quindi io vado giù nella mia ultima pagina, tra i trucchetti scelgo stretta folgorante. Poi ripeto ragazzi, sono scelte private, quindi non è che dovete prendere quello che prendo io, però questi sono i ragionamenti che mi faccio. Poi mi piace fare un qualcosa che possa essere di danno alla distanza, io principalmente colpisco la distanza, se finisco gli slot che faccio? E quindi ragazzi tendo a prendere di solito o dardo di fuoco perché è una lunghissima gittata, colpisce davvero figo, però mi piace un po' di più tocco gelido, ve lo voglio far vedere tocco gelido, nel momento in cui lo trovo, perché tocco gelido, eccolo, sempre 36 metri di gittata. Faccio un D8 invece che un D10, ma la creatura, nel momento in cui io la colpisco, poi colpirla con un flusso di gelo sepolcrale, danni necrotici, e vedremo anche perché servono i danni necrotici, ma un D8 danni necrotici, la creatura non può recuperare punti ferita fino all'inizio del turno successivo dell'incantatore, perché c'è sta mano che gli si avvinghia, non lo afferra, non gli fa niente per roleplay, però fin quando c'è sta mano addosso, quello non recupera punti ferita. E questo è utilissimo, utilissimo che non recuperi punti ferita. Quindi io mi piglio tutta la vita tocco gelido. Quale altro incantesimo? Ragazzi, mi piglio mano magica, sia per flavor sia per gusto, perché mi piace che abbia una mano scheletrica molto particolare, che è la stessa di tocco gelido, di flavor, però questi sono i trucchetti che io mi sento di prendere perché ne abbiamo illusione minore, gratis, utility, così come mano magica, poi ne abbiamo due trucchetti di danno, io con questi sono soddisfatto. Ora, prima di vedere gli incantesimi, compiliamo questa parte della scheda. CD, tiro salvezza degli incantesimi, che cos'è? Gli altri, per resistere ai miei incantesimi, quanto devono fare al tiro? Perfetto, lì dipende da quanto sono potente. Quindi, la CD si calcola così. 8 più bonus di competenza più caratteristica da incantatore. La nostra caratteristica da incantatore è intelligenza. Quindi, int, classe di incantatore, mago,
Quindi 8 più competenza, che più 2, 10, più caratteristica incantatore, quanto abbiamo? Intelligenza 3, più 3 di modificatore, 13. La nostra CD è 13. Bonus di attacco degli incantesimi, cos'è? È il tiro per colpire con gli incantesimi, ad esempio con tocco gelido. Cosa voglio, come si calcola? Ovviamente, in questo caso, bonus di competenza più il mio modificatore di caratteristica da incantatore. Quindi 2 più 3, 5, più 5. Tiro il D20 e faccio il più 5. Numero di incantesimi preparati e conosciuti, adesso ne parliamo. Quindi andiamo finalmente alla parte della magia. Quindi andiamo a pagina 82, 83, e qui abbiamo gli incantesimi. Ora, un mago possiede un libro degli incantesimi che contiene 6 incantesimi da mago di primo livello a sua scelta. Questo libro degli incantesimi contiene tutti gli incantesimi da mago conosciuti dal personaggio, ad eccezione dei suoi trucchetti. Cosa significa? Che a differenza di altre classi, noi abbiamo a disposizione per poter preparare incantesimi che sono solo contenuti nel nostro libro. Non possiamo preparare incantesimi a buffo come fa ad esempio il chierico o il druido. No, noi conosciamo solo quelli che abbiamo scritti nel nostro libro. E a livello 1, gratis, noi abbiamo 6 incantesimi da poter aggiungere nel nostro libro degli incantesimi. E tra quelli possiamo prepararne, come per le altre classi, un numero di incantesimi pari al nostro livello più il nostro modificatore di caratteristica da incantatore. Quindi andiamo nella nostra scheda. Quanti incantesimi possiamo preparare? Noi possiamo preparare intelligenza più il livello 4, ok? Quanti incantesimi abbiamo nel nostro libro degli incantesimi? Al primo livello 6, gratis, di qualsiasi scuola, quindi non abbiamo limitazioni di questa cosa. E poi vedremo i livelli successivi, non vi preoccupate. Quali incantesimi scelgo? Andiamo a pagina 208. Ora, non ve li faccio vedere tutti singolarmente, sennò il video durerebbe 6 ore, però abbiamo una lunghissima lista qua, come vedete, cioè che c'è tutto questo qui in alto, più tutto questo, quindi abbiamo un sacco di incantesimi, ma prendiamo qualche incantesimo che io ritengo essere davvero importante, tanto per cominciare. Armatura magica, sicuramente armatura magica è ottimo, tu utilizzi una slot per 8 ore, hai praticamente 13 più destrezza, la nostra classe armatura fissa aumenterebbe quindi a 16, non è male avere armatura magica. Sicuramente incantesimi come dardo incantato, dardo stregato sono incantesimi sempre utilissimi, soprattutto dardo incantato, ragazzi, pam pam pam, lanci raggi e colpisci sempre, non c'è un tiro per colpire, è sempre utile. Così come individuazione del magico, io lo ritengo un must have per il mago. Stessa cosa per gli incantesimi di danno tipo mani brucianti, onda tonante. Abbiamo davvero l'imbarazzo della scelta. Trova famiglio se abbiamo in mente di scegliere un famiglio che ci accompagna per questioni di utility, potete scegliere un corvo, un ragno, un topo, quello che preferite. Però felice. Ora come ora, quali incantesimi sceglierebbe? Ok ragazzi, sicuramente io vado di armatura magica, ed è il primo, perché mi serve qualcosa che possa essere difensivo. Sicuramente mi sceglierò dardo incantato, perché dardo incantato prende a priori. È un danno fisso, poi se lo casti in livelli superiori aggiungi dardi, non è stupido in quelle situazioni in cui quello vola, quello è lontano, eccetera eccetera, situazione dardo incantato, boom, ti prendo. Sicuramente non è stupido. Ci sarebbe anche dardo stregato, che è molto interessante, prendi una volta, boom, continui a fargli il danno, però poi non puoi fare altro, dipende. Individuazione del magico. Individuazione del magico. Tutta la vita sono un mago ricercatore, devo capire se ho a che fare con qualcosa. E
qui, ragazzi, poi si va un po' a gusto. Sicuramente sonno è fortissimo ai primi livelli, perché tu contro dei determinati minion, tu ai primi livelli casti sonno, quelli si addormentano, li accoltelli, ciao. Vita falsata, utilissimo per curarsi con dei punti ferita temporanei, è molto interessante. Servitore inosservato, puoi fare delle cose fighe. Io sto pensando però a un qualcosa che possa essere sia offensivo che difensivo, e mi scelgo onda tonante, perché onda tonante non solo fa un bellissimo danno ad area, ma se il bersaglio fallisce il TS io li spingo lontano, utilissimo per potermi allontanare senza dover utilizzare la mia azione per disimpegnare. Poi ce ne stanno qua, vi ripeto, andate a scelta, andate ovviamente a preferenza. Io mi prendo scudo perché effettivamente avere una classe armatura altissima in determinate situazioni è un salvavita, perché a volte armatura magica può non bastare. Se voi avete armatura magica in più castate scudo, voi avete 21 di classe armatura, cioè essere iperdifensivi nel momento clou può essere davvero utile. Come ultimo incantesimo io sto pensando di prendere un qualcosa che possa essere figo, però dipende. Facciamo che mi prendo magari trova famiglio, e non mi dispiace questa scelta. Ragazzi, ci tengo a dire una cosa prima poi di proseguire con il level up. Voi avete 6 incantesimi gratis ogni al primo livello, per l'appunto, e ogni volta che voi fate, faccio vedere dove anche, ogni volta che voi fate un level up ottenete 2 incantesimi gratis che possono essere di qualsiasi scuola. Quindi che cosa succede? Succede che 8 al primo livello, 6 al primo livello più altri 2 al secondo più altri 2 al terzo, alla fine voi di incantesimi a gratis ce ne avete chissà quanti. Ma se trovate pergamene, se trovate un altro libro degli incantesimi, se andate in biblioteca a cercare incantesimi, li potete comprare, quindi trascrivere nel vostro libro, e rimarranno sempre lì pronti per essere preparati. Io di solito dico sempre questo: intanto hai trovato un tomo con incantesimi di necromanzia, faccio un esempio, dopodiché ti faccio trovare degli inchiostri dal valore sufficiente per poterti copiare 2 incantesimi di primo, 2 incantesimi di terzo, quello che vuoi. E quindi questa cosa la ritengo molto utile. Cari DM, avete un mago in party? Fateli trovare libri e inchiostri o soldi da poter investire nella trascrizione. Cari maghi, dite: sono un mago, mi piacerebbe sfruttare questa cosa, andare a studiare alla ricerca, fatemi aggiungere. Questo cosa significa? Che io per ora ho messo questi, ma poi fate aggiungere. Ci sta che un necromante possieda un libro di incantesimi di necromanzia, e lì ti costano pure la metà. Quindi master e giocatori, state attenti a questa cosa. Ora, noi abbiamo compilato per l'appunto questa scheda e in teoria al momento ci siamo, ma noi non siamo ancora necromanti, ragazzi, ed è per questo che io vi invito a guardare il prossimo video, dove finalmente otterremo la necromanzia e parleremo di cosa fare nei livelli successivi per poter boostare queste capacità necromantiche. E niente, ragazzi, invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace al video, a commentare perché ci aiuta. Saluti e frecce, e ci vedremo al prossimo video qui su Wikiroll.